E salve raga, benvenuti in questo secondo episodio di Guardian Tales. Ok, nel precedente episodio ho finito il prologo e quella specie di mostro incantatore, quello che era, ha separato me con la principessina da sua sorella e la guardia. Che poi mi sa che la principessa Daura sarà una seccatura enorme. Insomma, il solito personaggio che bisogna tipo occuparsi. Ok, qua c'è il personaggio che sta galleggiando nell'aria. Bene. Da qui, raga, comincia il primo capitolo. È bello se sentire le campane in un momento simile. Mani scappa, prendere. Ecco. Non preoccuparti. Ah. Beh, almeno la principessa si sta cercando di rendersi utile qui. Bellissimo. Bene, al momento la principessa ha fatto da isca. E quindi dovrò andare a soccorrerla. Ma prima prendo tutti gli oggetti qua che posso prendere. Oh, spada di allenamento 2, equipaggio. Scudo equipaggiato. Oh, becca di questo, tiè. Guarda che rabbia che certi. Oh no. Vabbè, stavo dicendo, prima di parlare con questa qui. Odio quando certe persone, non so, saltano facilmente certe cose e io le ho fatto tutto il giro. E che cavolo? Già proprio. Ecco appunto, tutto da fare. Ok, qua mi serve il fuoco che al momento non ho e che non posso portare, giusto? Ah, ok, ecco il fuoco. Ok, ritorno indietro. Tanto questa qui mi sta seguendo, a quanto sembra. Poi sono stato sorpreso di vedere questo gioco sulla Switch gratis, cioè gratuito. Bene, che bella armatura. Più avanti, se mi capita, ce n'è una anche molto più bella. Milma.
Non uno slime, è una melma. Vabbè, meno male che io il gioco l'ho già giocato per conto mio, quindi alcune cose qua le so, quindi cerco di prendere tutto quanto quello che posso per adesso. Vai, fuochi cartelli, sì! Quanto talpa. Bene, con questo posso spaccare adesso le rocce. Ma che è successo a questi? Non stavano eseguendo la principessa. Vabbè, allora voi che volevate rapirla per profitto. Ma comunque, avete presente il Team Rocket? Ecco, diciamo che tra poco incontreremo una sottospecie. Tanto qui andiamo dal cavaliere, che era qui. Bene. Durante i vari missioni sbloccherò delle strade da fare per altre missioni che ve le farò vedere tutte. Bene, adesso andiamo in soccorso della principessa. Eccola là. Come ho detto, questi qua sembrano Team Rocket di questo gioco. Allora vediamo un po'. Quasi quasi vorrei fare qui, tanto lei è svenuta, quindi non ricorderà niente. Poi vediamo cosa succede. Vabbè, almeno so ora che il dialogo è venuto fuori da lì. Ok, provo a slegarmi. E chi verrà mai in mio aiuto? Chi? Farò una strada secondaria. Ok, andiamo. Quella la vabbè, questa qua insomma. No, devo dirlo bene. Come arma usa i funghi. Ok, qui superato. Ho visto per altre cose mi servono altre abilità, quindi al momento non,
Posso fare altro. Ok, qua aumento il livello. Grazie alle gemme che raccolgo nel gioco, che poi è abbastanza facile, aumentare di livello qua. Ok, vediamo il massimo che posso raggiungere. Livello 7. Ok. Allora, compiamoci delle varie strade che sbrocco subito. Quando posso, così le faccio. Ok, andiamo nella foresta segreta. Ok, duello. Sì, vabbè, livello 30. Corri, 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 corri. Ok, al momento non posso andare avanti. E non posso batterla, al momento. Quindi meglio ritornarci un'altra volta qua. Ok, per adesso il posto è così, ma poi cambierà. Ok. Allora proseguo. Vabbè, una che si è persa. Vai, schiva, schiva, schiva. In piedi la polvere della caverna mi rovina la pelle. Ti prego, fammi riposare 30 secondi. Mi domando certa gente che si fa qui in questa caverna. Ah, ho fatto il giro. Spacco tutto. Comunque per adesso il limite che posso raggiungere di livello è il 30 se non sbaglio. Tanto qua mi arrivano le notifiche degli oggetti come se fosse su Facebook. Divertente. Ok ragazzi, io direi che questo episodio possa finire qui e ci rivediamo alla prossima.